Ciao ragazzi, allora ho appena terminato il video di quest'unghia che vi ho anche forse già caricato, vabbè. Comunque, mi è arrivato il corriere con un acquisto che ho fatto su Amazon ieri. Sono velocissimi. Quindi spacchetto insieme a voi. Secondo me hanno reso l'apertura dei pacchi Amazon facilitata proprio per chi fa i video su YouTube. Comunque, ecco qui. Ta-da-dam, ta-da-dam. Olè! Piastra nuova per i capelli, super quotata su Amazon della Kipozzi Professionals Salon Tours, vabbè, quello che è. E dovrebbe essere in titanio, l'ho comprata ieri, in offerta l'ho pagata, mi sembra, sui 23, vi darò informazioni maggiori dopo, ve la faccio vedere proprio in funzione. Ve la apro, però vi faccio vedere perché dovrebbe essere rosa, come tutto quello che compro io. Allora, c'è anche un sacchetto in velluto, caruccio. Chissà se te, credo sia termico, cioè non penso che prenda fuoco se ci metto la piastra calda dentro. Tan 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 tan, tutto con una mano. Aspettate. Ok, c'è dell'altra plastica. Eccola qui. La piastra. Kipozzi, color oro rosa. Lo ammetto, l'ho presa per il colore. Ok ragazzi, veniamo alla messa in funzione del gioiellino che mi è arrivato oggi, quindi questa piastra Kipozzi, ciao, ecco, ho fatto appunto uno shampoo, ho asciugato i capelli al naturale, senza, cioè senza lisciare con la spazzola, ma forse ci voleva un filtro perché ho una faccia veramente oscena stasera. Comunque, questa è la piastra, ho attaccato la presa e si è acceso il LED con scritto off appunto. Qui ci sono i tastini, più e meno per aumentare e regolare la temperatura, il tasto per accenderlo che è questo, e questo invece è scelta rapida, non so cosa significhi, quindi non lo uso. E qui c'è la levetta per bloccare e sbloccare l'apertura della piastra. Quindi l'accendo. Ok, è impostata a 180 gradi, si sta riscaldando, quindi ok, dovrebbe essere già arrivata a temperatura a 180 gradi. L'avevo già accesa prima qualche secondo, quindi era già tiepida, cioè perciò ci ha messo così poco, se no comunque lo fa in 30-40 secondi. Quindi adesso vado a vedere effettivamente come funziona. La utilizzo a 180 perché è la temperatura meno aggressiva per i capelli. Dunque, divido più o meno. Considerate che non sono parrucchiera, non sono in grado, ma faccio due sezioni, una liscia e una. Cioè, non le farò tutte e due lisce perché non ho intenzione di uscire con i capelli bene in metà. Però per dividerli, e poi divido appunto. Forse era meglio farvi vedere di qua. Facciamo così. Ecco qua. Eccola. La sblocco. E vado a piastrare. Vedete i capelli come sono?
Non mi sto sbilanciando perché ancora non capisco se mi piace o meno. Però mi sembra che faccia bene il suo dovere. Continua. Devo dire che scorre discretamente bene, non si incastra. Vedo del fumo. No. Ok. Che dite? Togliamo di qua. Differenza. Dai, c'è una bella differenza, dai. Procedo. Allora, ecco qui i miei capelli super lisci, anche lucenti, devo dire. Non mi dispiace. Voglio provare a fare giusto il ciuffo un po' rosso. Batteria scarica. Ok, scusate. Dicevo, voglio provare a fare il ciuffo un po' mosso, anche se non manterrà, perché a me quando i capelli sono molto puliti il riccio non mantiene. Quindi, sempre con la piastra. Aspettate, ok, metto un po' più alta, prendo il ciuffo, questa parte, e faccio, parto liscia e poi giro, così vediamo anche sul riccio come si comporta. Olè. Non c'è male, qui lo piastro perché non l'avevo piastrato, qua. Ora la blocco e la spingo, ok, off, e questo è il risultato finale. Allora ragazzi, quindi ragazze, quindi questo è il risultato finale dei capelli appena piastrati con questa Kypozzi, che onestamente è una piastra abbastanza, devo dire, buona di qualità per 23 euro su Amazon. In questo momento 23 euro perché ci sono gli Amazon Day, però normalmente costa 25-28, non lo so, in titanio. Devo dire, è un ottimo prodotto, e quindi per il momento sembrerebbe fare la sua, diciamo, i capelli lisci, anche ricci. Proverò poi a farli su tutta la testa domani magari, perché sennò sul capello pulito non mi regge nulla. Quindi aggiornatemi e fatemi sapere se anche voi la utilizzate, se ce l'avete e come vi trovate, soprattutto se vi è durata nel tempo, se avete avuto problemi con il filo,
con il timer, eccetera, eccetera. Quindi vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, lasciatemi qualche commento e qualche like e alla prossima.